È con la figura di Pericle che la democrazia ateniese raggiunge la sua forma compiuta, o meglio, diventa radicale. Pericle assume la carica di stratego nel 460 a.C., quasi mezzo secolo dopo Clistene. Che cosa era successo in questo periodo? Dal 499 al 475 a.C., Atene si trova ad affrontare per ben due volte l'impero persiano, un nemico terribile, agguerrito e militarmente molto più forte. Nella prima guerra persiana contro il re Dario I, è Atene a guidare alcune polis greche contro l'esercito persiano e a ottenere una vittoria straordinaria a Maratona nel 490 a.C. Nella seconda guerra persiana contro il re Serse I, quasi tutte le polis greche guidate da Atene e da Sparta riescono ad avere la meglio sull'esercito persiano. A metà del V secolo a.C., grazie al ruolo decisivo nella vittoria sui persiani, Atene detiene di fatto l'egemonia economica e militare sulle altre polis greche.